stasera a Angelo Musolino, maestro pasticcere, che è sia presidente dell'APAR, dell'Associazione Pasticceri Artigiani Regini, e sia dell'Associazione Nazionale della Confederazione Pasticceri Italiani della Compaid. Cominciamo con la curiosità di com'è che è nata il suo interesse per la pasticceria e com'è che è diventato poi il suo mestiere, sino a com'è che ha aperto questa bellissima pasticceria a Reggio Calabria, che si chiama La Mimosa. Grazie Angelo, prego. Buonasera, e allora l'interesse è nato principalmente perché negli anni 70 e anche prima, ma io ho iniziato nel 76, le famiglie erano abbastanza grandi e quindi c'era la necessità di cercare un lavoro. Quindi il lavoro che io vedevo fare ai miei fratelli, perché lo facevano già loro di suo, mi ha entusiasmato e quindi ho voluto cercare la possibilità di entrare in un laboratorio di pasticceria. Quindi a quell'epoca non c'erano le scuole e quindi la scuola era quella di praticantato. In poche parole, si entrava dentro il laboratorio e si iniziava a fare la gavetta. E quindi da lì ho lavorato circa 10 anni. E ho cercato di prendere tutto quello che era possibile prendere con la passione principalmente, anche perché facevo 16-18 ore al giorno per poter essere lì sempre sul campo, perché era una passione oltre al fatto che alla fine era un'esigenza lavorativa. E quindi tra l'esigenza e la passione mi portavano a rimanere all'interno del laboratorio. E quindi dopo 10 anni circa ho voluto mettermi in proprio e quindi ho aperto un primo laboratorio di pasticceria. Era l'anno che mi stavo sposando, quindi insieme a mia moglie abbiamo aperto questo laboratorio. E poi nel 92 abbiamo aperto la pasticceria che oggi è in attivo nella Piazza Sant'Anna a Reggio Calabria, e quindi dal 92 ad oggi operiamo in questo settore. Sì, si può dire quali sono diciamo, le specialità? È chiaro, mi è chiaro che come dire, ha un'amplissima formazione da pasticcere oggi e quindi che ciascuna cosa deve essere bella, però quali risultano per lei le specialità e dov'è un po' che va il gusto della sua clientela? Allora, la specialità, diciamo che dal 2000 ho voluto fare un dolce che rappresentasse la mia pasticceria e rappresentasse anche Reggio Calabria. In effetti, ho preparato un dolce da forno che può stare, diciamo, 20-30 giorni in temperatura ambiente, chiamato la bergamotta, dove viene raffigurato il fiore di zagara e i bronzi di Riace. Quindi abbiamo messo dentro una scatola il territorio e il gusto del territorio, perché parliamo del bergamotto di Reggio Calabria. Poi diciamo la pasticceria spazia, tra cui quello che va di più oltre a tutti i dolci, dolci moderni, dolci della tradizione, è un croccantino, una base croccante con una mousse di ricotta e delle granelle di pistacchio sopra. Bello. Ed è ovviamente è una ricotta del posto anche, oltre alla messa a risalto del bergamotto. Sì, è una ricotta spromontana e quindi utilizziamo questa tipologia di ricotta. Sì, e come risponde la clientela regina alle invenzioni, alle variazioni, perché presumo che faccia
che ogni tanto faccia degli altri dolci, no? Anche se poi non si può tenere tutto in repertorio, diciamo, nella pasticceria. È curiosa delle novità che fa? Sì, assolutamente sì, perché oggi prima di acquistare un prodotto già incominciamo a guardare l'estetica, quindi l'estetica ha il suo valore e quindi il nostro cliente quando entra nella nostra pasticceria già sa dove andare a trovare il suo dolce, perché alcuni dolci li facciamo già di suo con già un tipo di decorazione, un tipo di colore e quant'altro. Però la cosa più importante è quella, la presentazione del dolce deve essere molto accattivante, altrimenti non è facile vendere un dolce, ecco, probabilmente buono, ma bello, bisogna impegnarsi un po' di più per poterlo venderlo. Sì, e oggi com'è l'intreccio, diciamo, occupandosi anche delle associazioni, l'intreccio delle proposte nelle pasticcerie? Nel senso che ho colto recentemente, no, lei è stato a questa gara, no, ha presieduto, no, con altri a questa gara che c'è stata sul panettone, no? Io oggi mi accorgo che la formazione oggi di pasticceri italiani ha anche una base che è comune, cioè non sorprende di trovare un ottimo panettone a Reggio Calabria, diciamo, no? E quindi c'è proprio una corrente oggi che possiamo, cioè io per esempio da cuoco del nord, io faccio molto uso di ricotte siciliane, soprattutto campane, e perché non ho trovato il fornitore, però, oppure, per esempio, faccio molto uso della liquirizia, no? Che mi viene appunto dalla Calabria. È un po' generale questo, non è solo della sua grande curiosità, per esempio. Cioè, questa curiosità, poi non stiamo lì a, come dire, a paragonarsene agli altri, però è anche un patrimonio comune oggi, che ci sia questo scambio così fecondo tra le regioni e tra i pasticceri. Lo trovo o è una Assolutamente. particolarità sua? Assolutamente sì, se parliamo di panettone, anche se il panettone, come sappiamo tutti, è la patria, è Milano, però oggi, visto e considerato che ci sono più interessi dietro il panettone, perché prima di tutto parte da noi l'interesse di promuovere un prodotto italiano e quindi questo prodotto italiano cerchiamo di spingerlo più possibile. In effetti negli ultimi 2 anni, e anche ha dato delle risposte molto importanti anche quest'anno, nelle pasticcerie si è venduto probabilmente più panettone degli altri anni. Perché? Perché c'è questo interesse nei confronti di questo lievitato importante italiano e quindi tutti noi cerchiamo di vendere dei prodotti abbinati anche al territorio. Il Sud ultimamente, per quanto mi riguarda e per quello che ho potuto vedere in vari concorsi, molti pasticceri del centro-sud stanno lavorando molto bene sui lievitati, anzi, le dico che si stanno impegnando tanto finché arrivano anche loro ad avere risultati molto importanti come le classifiche. E in effetti, i risultati ultimamente ci sono stati. Sicuramente l'Italia ha un grosso consumo di panettoni, però le posso anche dire che possiamo andare in un'altra parte del mondo, che è il Perù, dove si consumano più panettoni anche dell'Italia. Il Brasile consuma anche più panettoni dell'Italia. Quindi noi abbiamo un orgoglio italiano che viene consumato in tutto il mondo. E poi per quanto riguarda quello che sono gli altri prodotti, insomma, abbiamo il Sud ha dei prodotti eccellenti, parlando di agrumi, parlando di, come diceva lei prima, la liquirizia,
calabrese, abbiamo il bergamotto di Reggio Calabria che cresce e nasce solo in una fascia del territorio di Reggio Calabria, della provincia di Reggio Calabria. Poi abbiamo il pistacchio, se andiamo in Sicilia, abbiamo tante altre le mandorle. Quindi l'Italia è fornita di come dire, ingredienti eccellenti che possono fare la pasticceria italiana nel mondo vittoriosa. Sì, una piccola questione, e avendo anche vissuto in Francia, io noto che oggi, come dire, nelle presentazioni c'è un tocco francese, c'è anche nella sua pasticceria un tocco francese. Forse, come dire, non c'è più nelle basi, sono già state acclimatate anni fa. Io seguì un po' l'onda, come lei dice, che quando ha cominciato praticamente non c'erano le scuole quasi ancora. Devo anche dire che forse quel tipo di introduzione, quel tipo di pasticceria lì, che oggi la troviamo interna alla nostra pasticceria, è la mia impressione, però fu fatta in particolare dalla scuola di Rossano Boscolo e poi che l'ha seguita subito dopo la Castalinetti. Adesso non seguo più, ci sono infinite scuole di pasticceria, però io colgo che nella presentazione quantomeno, benché utilizziamo tante cose italiane, c'è ancora questo tocco un po' francese, ben ritalianizzato. Per carità, la pasticceria francese pare che nacque sull'onda dei pasticceri della De Medici, quindi in questo caso se la riprendiamo anche un po'. Sì, questo è vero, che in tutte le pasticcerie un po' di qualche francese c'è, perché cerchiamo di copiare, però modificando naturalmente gli ingredienti e facendo sì che il prodotto è totalmente diverso. È chiaro che in Italia in lungo e in largo tutti cerchiamo di fare dei prodotti e di utilizzare le materie prime più importanti che sono del territorio, e la trasformazione è quella che è la più importante. E posso dire che proprio oggi in una videoconferenza con il SIGEP, diciamo, io ho proposto durante il periodo di SIGEP, che non si farà probabilmente perché si era pensato di farlo a marzo, ho proposto di fare un giro per l'Italia attraverso anche le scuole, quella che potrebbe essere anche Castalinetti, perché collabora sui forum della pasticceria di SIGEP, creare un paniere e promuovere tutti i dolci italiani, visto e considerato che abbiamo una piattaforma gratis che ce la fornisce SIGEP, far conoscere in Italia già bene o male conosciamo, ma far conoscere al mondo i dolci italiani e incominciare a pensare, rivedendo i nostri dolci, che probabilmente forse nei tempi passati si facevano, e si facevano anche molto zuccherati, si facevano zuccherati perché dovevano durare di più, avevano bisogno di un shelf life più lungo. Oggi invece possiamo prendere i dolci che abbiamo fatto sempre nella tradizione e riproporli in veste moderna, per chi oggi vuole consumare una pasticceria e non vuole mangiare solo un dolce molto zuccherato, ecco. Ha qualche altra idea per l'avvenire in pasticceria? Questa è l'ultima domanda. E l'avvenire, attualmente noi abbiamo bisogno di qualche prodotto che magari è lì che ci lavora dietro, o qualche utilizzo di una delle materie più importanti. Allora, presumo che faccia tante altre cose col bergamotto, per esempio. È veramente una bella immagine. Quello che ho preparato lo scorso anno e l'ho finito subito sono i canditi al bergamotto. Allora, fare i canditi al bergamotto non è facile. Ci sono state delle aziende importanti
che comprano in Calabria anche gli agrumi per fare i migliori canditi che ci sono in circolazione, e hanno provato, io l'ho provato, ma non è quello che reputo dovrebbe essere. Quindi l'anno scorso l'ho fatto testare a più persone, è uscito un candito bergamotto veramente stupefacente. Sono un po' tecnico, ha vinto la battaglia contro la mertume? Però questo è un quest'anno, in effetti, dall'anno scorso ho chiesto al fornitore di bergamotto degli alberi, me li deve lasciare fermi, l'ho comprati già fermi fino ad aprile-maggio, perché il bergamotto si coltiva da novembre fino a gennaio. Quello è il periodo più importante, anche se oggi per una condizione commerciale lo fanno anche a ottobre, ma è troppo verde. Allora, quindi per il candito mi serve un bergamotto che sia quasi asciutto all'interno, ma che abbia una buccia importante. E l'unico che si sposa per poter fare questo è il bergamotto, che si chiama come varietà Castagnaro. Perché bergamotto di Reggio Calabria, ci sono tre tipologie di bergamotto di Reggio Calabria. Uno è il Castagnaro, uno è il Femminiello e uno è il Fantastico. Il femminiello è quello che si utilizza più per l'estrazione dell'olio essenziale, che sappiamo tutti a questo punto è la Francia che usa i nostri prodotti, e tra cui, ahimè, purtroppo loro forse negli anni, tanti anni fa, e ancora tutt'oggi c'è un'azienda che fa caramelle in Francia, e noi all'epoca pensavamo che il bergamotto facesse male. Quindi oggi il bergamotto di Reggio Calabria si sta rivalutando tantissimo, e quindi da parte mia io inizierò a fare questa produzione di candita al bergamotto, anche se è una produzione quasi personale, perché mi serve per il mio fabbisogno, però non si sa mai, potrebbe essere anche una produzione più importante. Beh, sai che io ho un'informazione mia acquisita nel lavoro che risale a 22-23 anni fa. Lavorai per un ristorante di cucina ebraica italiana a Parigi, e mi raccontò che quando era il momento andavano alcuni rabbini in Calabria, perché si sceglievano i loro, perché sa che devono avere, diciamo, il controllo religioso, no? Quello che entra nell'ortodossia. E quindi c'era già una processione di rabbini per comprarsi il bergamotto. Quindi io non so. Ma questo è per il cedro. Il cedro, dice? Per il cedro più che altro. Sì, che negli anni. Sì. Però il bergamotto è un prodotto che il primo consumatore più importante è la Francia, perché è il miglior fissativo per i profumi. Nei passati la Francia si era spostata un po' nel sintetico, oggi è tornato al naturale. Quindi il maggior consumatore dell'olio essenziale della nostro territorio e la Francia. Pensi che per fare un chilo di olio essenziale ci vogliono almeno 2 quintali di bergamotto. Bello, io la ringrazio moltissimo, Angelo Musolino, a nome della Web TV di Liberi TV e dei suoi audio lettori, dei suoi ascoltatori. E spero anche quando riprenderanno le vie di poter passare. Io ci sono stato una volta a Reggio Calabria, ma non sapevo della sua realtà. Ho un carissimo amico che è di Reggio Calabria, che è un sociologo, e pur molto magro è un estimatore di dolci. Bene, grazie ancora, grazie infinite. Grazie a lei, grazie.